Prosegue l'operazione legalità all'oasi del Simeto, dove l'amministrazione comunale continua ad acquisire le costruzioni abusive e il sedime su cui sono state realizzate per procedere poi alla loro demolizione. Questa mattina al Villaggio Azzurro demolito un edificio totalmente insanabile perché a meno di 150 metri dal mare. Di fronte al mancato abbattimento dei manufatti non autorizzati, infatti, indipendentemente dalla procura, il comune può intervenire acquisendo la proprietà delle opere per poi procedere alla loro demolizione. Un momento sempre doloroso, ha detto il sindaco Enzo Bianco, ma necessario al ripristino della legalità. È sempre doloroso abbattere una costruzione, perché dentro una costruzione, per quanto abusiva, ci sono affetti e ci sono storie, non è mai un momento di gioia. Nel passato della mia amministrazione comunale io ho abbattuto decine e decine di costruzioni abusive, in particolare in questa zona, e grazie a questo abbiamo fermato altre costruzioni abusive che altrimenti sarebbero arrivate. Oggi riprendiamo, e questa non è una demolizione ordinata dalla procura, è una demolizione voluta dal comune di Catania per dare un segnale. Questo immobile era insanabile, siamo a poche decine di metri dalla spiaggia e dal mare, in una condizione veramente di scempio nei confronti della natura. La mia intenzione è di proseguire. Tutte le costruzioni insanabili saranno demolite e quelle invece che sono state sanate rientreranno in un piano di risistemazione di questo quartiere, perché ormai la gente vive qui da molti anni e chi ci vive in una condizione di chi è rientrato nelle regole ha diritto ad avere di vivere in un modo civile. Quindi fermezza assoluta contro l'illegalità e naturalmente attenzione verso chi rispetta le regole e vuole rientrare nella legalità. Il procedimento che la legge prevede, ci sono altre un altro centinaio di demolizioni pronte, qualcuna di queste è bloccata da 15 anni presso il TAR di Catania. Ho chiesto al prefetto e alle altre autorità di pubblica sicurezza di intervenire perché siano sbloccate dopo 16-17 anni e si possano riprendere le demolizioni, che noi faremo con determinazione partendo da quelle che hanno maggiore offesa nei confronti dell'ambiente, quindi in zona pre-oasi o proprio a ridosso dal mare. Ecco, io sono il presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI e non posso sopportare che a Licata c'è qualcuno che minacci un sindaco o un commissario solo per la ragione che sta facendo esattamente il suo dovere. Noi il nostro dovere qui lo facciamo tutti insieme, con le forze di polizia, con la Procura della Repubblica, perché a Catania non si vive se non c'è rispetto della legalità.